Mentre New York festeggia il 2 settembre 1945 la resa del Giappone, il giovane sassofonista Jimmy Doyle adocchia tra la folla riunita nel salone di un grande albergo una ragazza, Francine Evans, e dopo un assiduo, a dir poco, corteggiamento riesce a conquistarla. New York, New York è la storia di un amore guastato da uno stupido orgoglio maschile e soprattutto dalla gelosia professionale. Il film si inserisce da un lato nel filone del cosiddetto revival, attraverso un'operazione di nostalgico recupero di un certo clima degli anni 50 e dall'altro nel novero delle opere che analizzano criticamente il mondo dello spettacolo, mostrandocene lo spietato mercantilismo, le rivalità e in primo luogo il contrasto che prima o poi in esso si determina tra le sue ragioni e quelle umane, tra la ricerca del successo e una normale vita affettiva, da sentire soprattutto per i famosi motivi dell'epoca in cui è ambientato. È da vedere per la ricchezza dell'impianto spettacolare e la bravura degli interpreti. Il film è una sorta di commedia in musica, qualcosa di ben diverso, cioè, dal classico musical americano, in cui il realismo e comicità, umorismo e ironia si trovano fusi quasi alla perfezione. E ora lascio la parola alla Liza Minnelli della critica cinematografica, ovvero la più bella voce che potete trovare sul web, ovvero Stefano Falotico. Ringraziamo, ringrazio Walter, il De Niro della critica italiana, camaleontico e imprevedibile, come il De Niro dei tempi d'oro, capace sempre di stupirci, con opinioni che si differenziano le une dalle altre. E Liza è stata un unicum nel panorama musicale, ma anche cinematografico. E adesso udiamo, ascoltiamo e cantiamo assieme a lei l'incipit di questo film esplosivo, pirotecnico, artificiale, no, un po' artefatto, ma molto ben fatto. New York, New York by Liza Minnelli. E poi io canterò la mia recensione, vi reciterò. Vi ecciterò con questa voce suadente, oserei dire caliente. Mia bella gente, vi ringrazio infinitamente. Partiamo, accensione. Abbassiamo. Vai, Liza! Sta spreading the news. Spreading the news, spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. I step around a part of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. To find I'm king of the hill, top of the heap. My little town blues. Ok, ripartiamo. Qui ci vuole la jazz band. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray.
And step around over it, New York, New York. I want to wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm king of the hill, top of the heap. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it, and all New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. New York, New York! Questa è una performance molto sui generis, dai, senza base musicale. Adesso andiamo avanti come dico io, ok? Con la recensione scritta da moi. Oh, tu mon amour, un film ricolmo d'amore, di love and passion, un film sentimentale e forse esistenziale, un po' crepuscolare. E adesso voi andate al mare a mostrare le chiappe chiare. Che c'entra? Ma così era però. Diversificarci, no? Ok, partiamo. Questa recensione sarà inserita su Daruma. E inserirò intanto il link in description da filmtv.it, dove è stata inserita. Qualcos'altro, uomini, va inserito quest'estate, eh? Siate bollenti, sovracitati, e non sovracitiamoci, però non esaltiamoci, ok? E sul Mulholland Lynch, ebbene, oggi per il nostro consueto appuntamento imperdibile con la nostra immancabile rubrica Racconti di Cinema, abbiamo deciso di viaggiare indietro nel tempo sino al 77, anno di uscita della pellicola da noi qui prese in analisi. Vabbè, comunque può entrare anche in... Dicevo, ovvero il magnifico, ai noi a tutt'oggi sottovalutato, invero impeccabile, insomma, e magistrale New York, New York, firmato ormai su Martin Scorsese, di Irishman, Rapper in the Night, qui c'è Diane Abbott, che è quella che poi lì, quella nera, e beh, con le nere, De Niro, Naomi Campbell, Grace Hightower, le Twin Towers che sono crollate nel 2001 nella Big Apple, e la grande mela fu deturpata di velta, e la sua bellezza fu un po' strappata, sì, 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 ma che schifo. Opus crepuscolare, infinitamente malinconica, al contempo mirabolante e variopinta, non soltanto a livello cromatico, scoppiettante pirotecnica come i fuochi d'artificio deflagranti nel suo trailer originale, ma siamo sicuri, sfavillanti, intrisi di emanante bellezza lucente ed incontenibile euforia luccicante con profusaci e potremmo dire energicamente scagliataci. Vita davantina e abbacinante, a sua volta intrisa da una vena melanconica, atrocemente struggente, ma forse anche questa Liza Leonessa, ecco, ruggente e romanticamente graffiante, strappalacrime. Stavolta partiamo subito con la trama, e voi non tramate, non complottate, perché io sono il commissario Falo. sì, sì, successivamente entreremo più vivamente, in maniera vivida, nei dettagli in modo specifico. Allora, specifichiamo questo, l'ambientazione è naturalmente New York, sì, la Big Apple, rutilante e caotica. Caotica... Ora maschilizziamo, caotico, falotico, è di metà anni 40. Esattamente l'incipit avviene temporalmente durante un temporale, no, durante la festosa sera del 2 settembre del 45, in cui all'interno di un enorme salone sfarzoso, lussuoso, ricolmo di gente lussuriosa, no, 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 di varia estrazione sociale, anche se poi, beh, se non si festeggia in quel modo lì questa sera, no? Che facciamo? Ci facciamo una sega? In mezzo a un melting pot scatenato, persone eterogenee brindano, ballano e si divertono appassionatamente per celebrare la resa tu, del Giappone. Con gli occhi a mandorla. Ordiniamo non del riso amaro, no, basta con le amarezze, del riso alla cantonese e poi io ti metterò a garese, non lo so, no, dicevo, allora, uomini, dagli occhi a mandorla, vi piacciono le mandorle? E quelle con cosa? Con gli occhi blu? Che c'entra? Allora, sì, la seconda guerra mondiale e non è il Vietnam, è chiaro? È finalmente terminata, a differenza di Taxi Driver che lì c'era il reduce. gli Stati Uniti, gli States, brindano gloriosamente, qui esemplificati e simbolizzati da una congrega di spaventapasseri, no? E colorata moltitudine, diciamo, di uomini e donne,
Che fanno i tronisti dalla Maria De Filippi, che quasi tutti in vesti sgargianti, ubicati in tale androne albergo sovraffollato, si stanno sollazzando e dando occhiata articamente anche se è notte. Che c'entra il sole? Ma lei non conosce i verbi? Sollazzare non significa essere assolati. Uomini in casa, ibernati, isolati, scusa. Scusate, e dando occhiata articamente al... si stanno sollazzando e dando o dandosi catarticamente. Stava partendo il catarro, scusate. A volte bisogna stare attenti quando si è sul palco perché se uno canta possono partire degli sputi. Poi alla pazza gioia per sigillare e solennizzare la fine di un incubo che sembrava interminabile. Dopo tanta sofferenza, come si suol dire, l'esplosione di una gioia di viva, gioia di... salvifica ed estasiante, estatica. Abbiamo detto arriverà l'estate. Estatica non significa che appartiene all'estate. Lei non sia statico durante tutte le estati e veda di essere un tipo che va al mare, beve l'estate e ordini anche un tè quando scende la sera, è meglio il tè, un caffè e poi no, non si dia al fai da te, ci vuole, non è vero quel detto chi fa da sé fa per tre, bisogna farlo in due, è E chiaro? allora andiamo avanti. Un po' di pausa, beviamo del tè, come i calciatori, c'è l'intervallo. È un concerto che dura 5-6 ore. Beh, un attimo, ci vuole la pausa. Mettiamo in pause il registratore. No, sta andando avanti, sta registrando The Voice, perché questa canzone New York fu anche cantata. Ecco, dall'uomo con gli occhi blu. Ma era un cinese? Un cinesino? No. E era affiliato, era un ratto con lui. Rat Pack. Eh sì, anche forse a Jimmy Hoffa di The Irishman, non lo so. No, no, dicevo, Frank Sinatra. Sì. Tu sei un uomo che latra. Quando canti, fra l'altro, ragli pure, sembri un asino. Come Antonello Venditti, a voi piace quel cantante. Prendile tu questo frutto amaro! Mamma mia, come canta male! Lo mettete lì, assieme ad Albano? Sì, che quando arrivano le albe, non solari, Venditti e Albano canta, Carisi, cantano Vado a vivere in campagna, no, quello era Cutugno, Cutugno, vabbè. Vabbè, lasciatemi cantare, vabbè, lasciatemi incantare e scatenare, scusate. Allora, subito avvistiamo l'esuberante Jimmy Doyle, Robert De Niro in gran spolvero, non indossa lo spolverino, nel finale sì però. Allora, un sassofonista, io vi caccio, come quello lì, sassofono. Renato Pozzetto, no, quello era il petomane che cacciava Ugo Tognazzi. Amici miei, supercazzo. Allora, un sassofonista dalle grandi ambizioni e dalla maglietta hawaiana come Nick Cage di Omicidio in diretta, alquanto vistoso, il quale a sua volta immantinente adocchia una affascinante donna conturbata e misteriosa di nome Francine Evans, che poi diventerà Patti Smith. No, no, vabbè. No, guardate, un incantevole e seducente Liza Minnelli qui allo Zenith. Che quando il sole è allo Zenith, anche Umberto Eco si sbagliò, scrisse Zenith con l'H. No, c'è quello, l'orologio a quarto, che poi, ecco, è anche lui nel nome della rosa, qualche volta c'è qualche rifuso. Umberto, allora, pace all'anima sua, ecco, del suo atipico, miei topi, particolare sex appeal, io sono sempre al top. Al topo, post cabaret, voglio anche un cabaret di passe, è chiaro? E basta con Zelig, è brutto quel film di Woody Allen. A me piace però Vanessa Incontrada, che incontrando questa incontrada nelle contrade, e poi assieme a Claudio Biso che mandiamo a fare il culo, lì possiamo gioire e combinare un pasticcio. Sì, ci sono i pasticcini, il pasticciaccio di via Merulana, e con questa non bisogna dormire alla diaccio, ma bisogna offrire il ca. Ecco, cabaret di Bob Fosse, anche delle belle fossette, sa? Per cui vinse meritatamente l'Oscar. Oscar Luigi Scalfaro, ex presidente della Repubblica. Allora, Jimmy con fortissima sicumera. Senza alcuna inibizione né false modestie titubanti, scevro d'ogni timidezza e pavore, privo d'ogni ritrosia, perfino ipocrisia, privo d'ogni freno inibitorio, vabbè, senza alcuna inibizione, no, però ce l'ha, cioè, ogni freno inibitorio, qui c'è forse una piccola ripetizione, ma ci sta in maniera decisamente imbarazzante, e forse tutto irritante, da gran pavone, simpaticone, un po' cafone, se ne approccia con fa sfrontato, assolutamente sfacciato, corteggiandolo in modo insistentemente brusco e quasi molesto, è uno stalker, malgrado l'iniziale del tutto comprensibile rifiuto netto e immediato di Francine,
mentre Francis Ford Coppola rifiutò De Niro per la parte di Sonny. Ecco, e invece lo accettò, gli diede la parte di Marlon Brando. Sì, com'è possibile? Sera di Marlon Brando? Allora, indubbiamente disturbata. Io sono indubbiamente disturbato? Ma guardi che lei è un tipo disturbante, mi sta disturbando, sa. Allora, dalla sin troppo diretta avance, poco educato dicimmi, quest'ultimo non demorderà nella sua inarrendevole opera di seduzione esagerata, desideroso ardentemente di averla a livello sentimentale. Ah, che voglia mia, vieni qua, bella donna. Lei dinanzi al turbinoso Jimmy, platealmente da lei folgorato. Che, cioè, Jimmy folgorato, ma anche lei, ecco, quindi. Lui folgorato, cioè, allora, che neppur per un solo istante desistette dal volerla a tutti i costi fortissimamente, volli, volli, fortissimamente volli, e che Alfieri, questo qua, piacevolmente abdicherà, soccombendo negativamente, poiché probabilmente anche lei fu subito attratta sensualmente e sentimentalmente da Jimmy, e da Jim Carrey! Con la voce di Tony Racolla, spumeggiante, e infatuatasi di classico colpo di fulmine reciproco. Sì, cioè il suo, che poi a Vicenza, a Vicenza, abbiamo detto che siamo a New York, a Vicenda, a Vicenda, ugualmente. Cioè, sebbene per signorilità e per non apparire una donna troppo facile, so. No, via, via, vattene via. Subitaneamente, chiaramente, non lo ammise, anzi, gli fu civettuola e severa impietosamente. Vattene via. Uè, che poi non ho mica capito questa storia qui, No, le donne, ma anche gli uomini, no, le donne di più. Sì, ma cosa vuoi? Cosa vuoi? Beh, indovina? Indovina chi viene a cena? No, indovina? A volte conviene? Conviene e poi viene, non lo so. Essere diretti. Tu sei troppo plateale, troppo esplicito. Devi giocare di seduction, no? Di seduzione. Non puoi andare da una, se no ti chiederà cosa vuoi. Beh, allora si arriva subito lì. Cosa voglio? Quella, no? Diretto, dritto. Il vostro mi sembra moscio, però. Allora andiamo avanti. A me non era mai moscio. Come no? Allora, adesso facciamo insieme. Cambiamo l'intonazione. Ci vuole un po' di buon tono, ok? Dobbiamo essere persone degne, dignitose, di poterla avere. Cosa? Una buona vita. Ora, fra loro due divampera una fortissima, bollente passione travolgente. Francine è una cantante dalla voce stupenda. Jimmy, come sopra accennato, un suonatore di sax dal grande talento. Comunque, viene doppiato da chi da Amendola. Ferruccio, mai piaciuto troppo Ferruccio Amendola, troppo romanesco. No, al sax da chi, informatevi. Mentre, a proposito di Francis Ford Coppola, Richard Gere imparò veramente a suonare il sax. Infatti, sono queste riprese dove si vede, non si vede, tranne una volta. Che De Niro non muove bene le mani, non è a ritmo, a differenza, non so, di Sean Penn, lì era la chitarra, il clarinetto che fa filu, filu, fila, Renzo Arbore. No, dicevo, ecco, sweet, sweet, sei molto dolce come uomo, sai, ma sai essere duro quando serve. Sweet and loud, così diceva Madonna a Sean Penn, no? Quando c'era, ci fu quella relazione fra loro due. E perché? Sean è uno che è un tipo un po' irruento, è troppo diretto. A volte c'è questa sua tendenza, no, no, non quella tendenza lì, a reagire veementemente, litiga. Sì, deve placare le sue reazioni, secondo me anche fermare un po' le sue erezioni, perché adesso è una certa età, Sean, per la Madonna. Allora, un suonatore di sax dal grande talento, così che, ecco, allora, leggete questo pezzo, provate a leggere me, io sono un pazzo, quindi non sono, diciamo, intelligente, no, intelligibile. Lo dicevo, si sono congiunti passionalmente, però si sposano senza congiunti, cioè, così, ma perché no? Io pensavo una cosa diversa, vabbè, no, uniscono i loro talenti, c'è l'orchestra, fra, poi, ma c'è una storia anche di corna. Lei veramente lo tradisce con quello lì, impresario, e poi quell'altro che voleva, e lui con quella lì che non sapeva cantare, non ha mai avuto la voce. Forse anche Amendola non aveva poi questa bellissima voce, diciamo, cioè questo quest'anno. Ecco, dicevo, ora il film è poi irrisolto. Leggete questo pezzo nel link, troppo lungo, prolisso e pieno di parentesi digressive, lentezze, dilatazioni narrative, diegetiche, diciamo, superflue ed eccessive. Qui era informissima come in cabaret, Liza Minnelli, le giuste forme, non bisognava di una cura dimagrante, adesso forse sì, alla sua età comunque c'è stata la menopausa, che poi ecco, ha avuto anche dei figli, sì, non lo so, affigliato, e quindi poi c'è la tendenza,
Anche le donne, beh, ci sono le lesbiche, no? No, la tendenza è un po' a ingrassare, no? Dicevo. Allora, è stato accorciato, tagliato, cosa? No, cosa? Il film. Sì, sì, è prodotto da Irvi Winkler, Toro scatenato. Bisogna calmarsi, uomini. Usate il ghiaccio con Katie Moriarty, quella bionda lì di Reggie Bull, altrimenti poi non riuscirete a sostenere che cosa? Se non lo riuscite a sostenere, prendete il sostengo. A proposito, Best Hiller, vi presento i nostri, no, l'incontro con la vita, o l'incontro di pugilato, no? E poi, ecco. Allora, leggete questa recensione. New York è forse paradossalmente, in virtù delle sue imperfezioni splendide, innocuo, un film magistrale, specialmente molto toccante ed elegante. Musiche intramontabili di questo terzetto delle meraviglie. Ralph Burns, Fred Ebb e John Kander, non Ralph Macchio, vabbè. E a volte stonano De Niro e la Minelli, forse avrei visto bene proprio Scorsese, che veniva addirittura già da due relazioni, divorzi, stava con Liza e poi voleva suicidarsi, De Niro lo salvò, ma che stai facendo? Che fai? No, il film è andato male, lei mi ha lasciato. E vabbè, ti ricordi, sei stato tu a dirigere Taxi Driver, no? Lei ti rifiuta come rifiutò, diciamo, Sam Shepard, insomma, quella lì, Betsy, ma che te frega, giriamo questo film, dai. E poi Scorsese, qualcuna se l'è girata, quando vinse l'Oscar De Niro, c'era Isabella Rossellini che poi lo mandò a fa' culo, eh. Però girò poi Il Re per una notte lì, e insomma, è quello che è così, che poi... David Lynch è Veluto Blu, è l'orecchio, è Ricchione, abbiamo detto, non lo so, che poi è tutto un casino, tutto un casino, tutto un casino, tutto un bordello, guardi, un macello. Ecco, vi saluto, ciao. No, 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 io devo andare, devo andare, devo andare, vi avevo salutato, no, 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 vogliamo il bis, il bis? Il bis si prende al bistrò, andate lì, al bistrò vi serviranno altri pasticcini, devo andare via, lì c'è il cabaret di paste, forza! Allora, no, no, dai, 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 vogliamo che canti ancora, come succede nei concerti, no? Dai, dai, no, non andare via, vabbè, era tutto previsto, è spesso tutto previsto, no? Fanno finta di andarsene, poi tornano e ricantano quel pezzo, no? E allora, scusate, alziamoci. Start spreading the news, I'm leaving today, I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes. Partita malissimo la registrazione. Cancelliamo tutto? Ok. Start spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes. I'm longing to stray and step around a part of it, New York, New York. Ebbè, questa canzone, New York, New York, abbiamo dovuto sintetizzare nel leggere tutta la recensione. Beh, la causa della fine di questa relazione poi rinizia, chissà, finale ambiguo, il figlio. Ora, questa canzone è stata figliata, metaforicamente parlando, anche da Frank Sinatra. E poi My Way, coverizzato da Elvis Presley, o il contrario. Vabbè, allora no, non mi potete chiedere di cantare questa canzone. No, 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 non ci provate. No, no, non so cantarla, dai. È troppo difficile. Che cosa? Carlito's Way, My Way. È finita? No, Alain Delon, non praticare l'eutanasia, no. No, no, beh, ormai la sua carriera è finita, ha fatto la sua vita, dai. Ha viaggiato, insomma... La fine, This is the end, Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. No, 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 e questo è l'inizio della canzone. Io rinizio. È il grande Jordan Belfort, ve lo ricordate, Leo DiCaprio di The Wolf of Wall Street? Vi devo dire una cosa. Non me ne vado. Cosa? What? Non me ne vado. Ok? Abbassiamo. No, this year so I face the final curtain.
My friend, I'll make it clear. No, I say it clear. I'll state my case, which I'm certain. I laugh at that fool. I travel each and every highway and more, much more than this, did it my way. Regrets have a few, but then again, too few to mention. Ciao, alla prossima!